Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi parliamo di sostegno, sostegno agli alunni disabili. In Italia abbiamo oltre 280.000 alunni disabili, sono alunni che nell'ultimo periodo con la pandemia hanno subito le conseguenze purtroppo peggiori di quella che è la DAD, di tutto quello che ha portato la didattica a distanza. Si è parlato tantissimo dei ragazzini, degli studenti, degli alunni che non hanno accesso alle nuove tecnologie, all'incirca 1 milione, 1,5 milioni. Ultimamente l'Istat ci ha detto che sono 600.000. Abbiamo però anche questi 280.000 bambini con disabilità che hanno subito delle veramente un contraccolpo notevole per quanto riguarda l'apprendimento e soprattutto la socializzazione. Noi abbiamo collegata una mamma di un bimbo con una disabilità grave. Buongiorno, signora Tarquini. Buongiorno. Eccoci, e noi l'abbiamo contattata perché sappiamo, ecco, vogliamo far conoscere ai nostri lettori, al pubblico, le problematiche riguardanti la disabilità e tutto quello che ha comportato la didattica a distanza. Ci racconti la sua esperienza, signora Tarquini? Allora, la mia esperienza, innanzitutto, buongiorno, grazie per l'invito. Ci tengo a dirla che la mia, a dire a priori che la mia non è un'esperienza standard, nel senso che io sono la mamma di un bambino con gravissima disabilità che si sta avviando alla quarta elementare, intellettivo relazionale, che però ha un quoziente intellettivo assolutamente saldo, anche elevato. L'unico problema, cioè il problema maggiore, è di comunicazione e di mezzi e strumenti adeguati per esprimere il suo pensiero. Quindi lavorare con lui non è assolutamente semplice, nel senso che c'è necessità di qualcuno che sappia comprendere e interpretare il suo linguaggio, e c'è bisogno di qualcuno che sappia supportarlo col prompt, che è comunque un linguaggio difficile da utilizzare, perché lui utilizza o il computer o la penna, ma naturalmente non ha un'autonomia grafomotoria sufficiente, né un coordinamento oculomanuale sufficiente. Quindi cosa comporta questo? Che la sua verbalità lo porta spesso a trovarsi in ascolto di fronte a quelle che sono le lezioni orali e ad una difficoltà di accettazione di quella che è la sua realtà, che comprende perfettamente. Quindi c'è un gran vissuto di sofferenza dietro di lui. La scuola è sicuramente per lui, come tutti questi bambini, alunni, ragazzi con difficoltà, è l'unico ambito di socializzazione vera. Non dimentichiamo che è la prima agenzia educativa esterna alla famiglia, che nel momento in cui un bambino scopre per la prima volta il suo confronto con i pari e può viverla nella concretezza, nel momento in cui la scuola funziona, è proprio, può farlo solo a scuola, perché al Certo, di fuori della cosa è scuola. mancato, durante il lockdown nell'ultimo anno? Immagino comunque ci sono state delle pause didattiche. Allora, durante il Prego. lockdown c'è stata un'interruzione brusca e drammatica appunto di tutto quello che era il loro mondo di socialità. Poi, uscendo dalla situazione concreta di mio figlio, il problema più grande è stata la non possibilità di accedere, oltre che alla socialità, agli apprendimenti, perché teniamo presente che tantissimi bambini con soprattutto gli intellettivi intellettivo relazionali non hanno la capacità né di stare davanti a una telecamera né di fruire di certi mezzi di comunicazione. Quindi tutto è stato demandato alla famiglia. La famiglia si è trovata all'improvviso, quella famiglia che ha avuto la forza e la capacità di supportare questi ragazzi, Le ha avuto risorse, la competenze, difficoltà certo. di improvvisarsi docente, di improvvisarsi operatore per l'autonomia, ha avuto la necessità di improvvisarsi anche terapista, perché si è rimasti Certo. chiusi in questa famiglia. Signora, ascolti, importante questo perché noi siamo seguiti da tantissimi insegnanti. Allora, ma gli insegnanti, si sono prodigati e hanno, secondo lei, messo in campo delle competenze specifiche? Non parlo degli insegnanti di sostegno, parlo degli altri docenti, oppure hanno avuto delle difficoltà. Allora, dobbiamo scindere perché, come sempre, entriamo nell'ambito della persona, perché poi la scuola è fatta di persone, è inutile girarci intorno. Abbiamo tanti buchi, però tante persone riescono a supplire.
a tante mancanze. Io porto il mio caso specifico. La docente curricolare di mio figlio ha suddiviso la classe per dare a tutti adeguata assistenza in gruppetti da 3 o 4 bambini. Si è sobbarcata ore ed ore di collegamento pur di garantire a tutti quel supporto anche emotivo e anche psicologico di cui i bambini in quel momento avevano bisogno, senza tralasciare nessuno. Però l'insegnante si è trovato spiazzato perché all'insegnante nessuno aveva dato una formazione, dal mio punto di vista, nessuno aveva dato né una formazione né un background adeguato per affrontare una situazione di questo tipo, che ovviamente nessuno poteva avere, ma il sistema scolastico italiano da questo punto di vista, sotto questo aspetto, dal mio punto di vista, in qualche modo si è trovato indietro, non era pronto ad affrontare una qualsiasi difficoltà. Quindi potrebbe essere sicuramente rilevante, importante l'adozione del decreto ministeriale del 21 giugno scorso che introduce 25 ore obbligatorie per tutti gli insegnanti che non sono specializzati sul sostegno e che hanno alunni disabili. A suo modo di vedere, questo può essere A comunque mio modo un. di vedere, è un presupposto indispensabile e necessario. Io, come genitore che vive quotidianamente la disabilità, sarò sempre qui a dire che la corresponsabilità educativa del corpo docente, il superamento di quel paradigma univoco tra docente di sostegno e bambino disabile deve essere superato, ma deve essere superato in un'ottica di società, nel guardare oltre quello che è il mondo della scolarizzazione primaria, secondaria, o quel che sia il grado di istruzione. Perché? Perché nel momento questi bambini noi siamo soliti pensare che non abbiano coscienza né cognizione di quello che li circonda, mentre il bambino disabile ha spesso una sensibilità che va oltre quello che noi possiamo attenderci ed immaginarci, e il vedersi lì relegato ed affidato esclusivamente all'insegnante di sostegno, non avere una programmazione adeguata a quelle che sono le sue esigenze, che gli permettono di partire da quella griglia insieme agli altri, certo con una sua programmazione, ma quella programmazione deve essere in carico a tutto il corpo docente, non può essere in carico solo Beh, all'insegnante. questo lo prevede la normativa e ricordiamo che circa la metà delle ore che il bambino sta a scuola le passa con l'insegnante curricolare senza l'insegnante di sostegno che copre appunto all'incirca la metà dell'orario e ci sta, ecco, qualora, come nel caso di suo figlio, ecco, è presente comunque un assistente alla comunicazione che non ha però delle diciamo competenze di tipo prettamente didattico. Ecco, quindi per tornare al discorso della specializzazione, quali possono essere, oltre quello che è stato adesso introdotto e che verrà realizzato questo corso diciamo, di avvicinamento al sostegno, alla didattica speciale per il prossimo anno scolastico, quali possono essere le indicazioni di una mamma alla luce di quello che abbiamo vissuto nell'ultimo biennio? Allora, le indicazioni di una mamma sono innanzitutto questo: ben che arrivino queste ore di specializzazione, però parliamoci chiaramente, 25 ore sono nulla per affrontare queste situazioni di formazione. Sono nulla e c'è la necessità di rientrare in quel concetto di rete indispensabile e necessaria. E quando io parlo di rete non mi focalizzo solo alla scuola, intesa la scuola come tutte le sue componenti, dal corpo docente, quindi curricolare e sostegno, agli ATA, gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, gli assistenti specialistici alla comunicazione. Cioè la scuola è una macchina che deve funzionare in armonia fra tutte le figure, e quindi anche una forma di raccordo fra tutte queste figure ed un'assiduità un po' più forte. E poi questa macchina che deve funzionare in sintonia deve entrare nella rete, perché nel momento in cui la scuola si sofferma nella sua autoreferenzialità, e sono episodi che capitano, abbiamo episodi di grandissimo successo nella scuola, ma abbiamo anche episodi di grande insuccesso, di grande sofferenza e di grande tristezza, perché tutto è demandato all'uomo, la persona, a quello che è in grado di dare col suo sentire. Invece la rete per questi bambini è qualcosa di indispensabile e necessario. E quando parlo di rete parlo di scuola, famiglia, equip di riabilitazione, situazione sociale in cui vive. Cioè dobbiamo entrare in quel famoso PAI, cioè nel suo progetto di vita, e
L'interscambio di informazioni, di notizie, la costruzione insieme, avendo sempre come focus il bambino, è l'ABC di qualsiasi successo dal mio punto di vista. Cioè dobbiamo imparare a costruire insieme, dobbiamo imparare a dialogare. La famiglia deve arrivare a un processo di accettazione di quello che è il suo lutto, anche col supporto Certo, di certo. Un'ultima strumenti. Però domanda. l'insegnante deve imparare a programmare. Io le faccio l'esempio pratico di mio figlio. Mio figlio segue la programmazione della classe, ma mio figlio non è in grado di esprimersi verbalmente. Cosa fa mio figlio durante 4 ore, 3 ore di lezioni orali se non ha mezzi e strumenti per poterlo fare? Se tutto il team che lo segue, se tutti coloro che vivono quella quotidianità insieme a lui non sono in grado di utilizzare i suoi mezzi e i suoi strumenti, mio figlio cosa fa? Sta lì in ascolto? Cosa proverà in quel momento? Quel bambino non sono parcheggiati a scuola. Non dimentichiamo che la scuola è la vera palestra di vita, la più importante palestra di vita, ma non solo per mio figlio che ha modo così di entrare in un ambito di socialità alla pari, lo è per i compagni, perché nel momento in cui noi trasferiamo a quei bambini già in tenera età e comunque in età scolastica il rispetto, il valore del rispetto, la conoscenza, entriamo già nell'ottica del proiettarci su una società migliore, una società dei diritti, una società che domani saprà dare delle risposte. Signora, certo, è chiarissima. Un'ultimissima domanda, siamo in chiusura. Lei ha parlato di società. Quanto la scuola è ben collegata con l'esterno? Mi rivolgo soprattutto alla fine della scuola. Moltissimi noi lamentiamo, riceviamo le lamentele di tantissime famiglie che al termine delle attività scolastiche quotidiane, ma anche e soprattutto al termine del percorso formativo della scuola secondaria, trovano il vuoto. Ecco, su questo punto lei cosa ci dice? Confermo, confermo, perché finché quel ragazzo, quel bambino, quel ragazzo è in un ambito scolastico, ha comunque un mondo di socialità. Nel momento in cui esce da quell'ambito scolastico, per quel bambino, quel ragazzo si prefigurano tre strade, parliamoci chiaramente. Una è l'isolamento in ambito domestico, con quello che comporta, perché se quei compagni non sono stati abituati, non sono cresciuti nell'accettazione, nella capacità di comunicazione, nella capacità di interazione con le sue problematiche, si dimenticheranno facilmente, è fisiologico, fa parte della vita dell'essere umano. Oppure hanno come seconda strada i centri diurni e come terza strada avranno delle famiglie che proveranno a costruire per loro un percorso, ma non sarà mai un percorso alla pari. Per questo io riconosco l'essenzialità della scuola e la necessità di ripensare in qualche modo il sistema, iniziare da subito. Non possiamo trovarci, per esempio, per cambiare un attimo il discorso, a novembre, quando ancora non abbiamo gli insegnanti sulle cattedre. Non possiamo trovarci a dicembre ad avere un'assegnazione di cattedra quando un PEI lo ha fatto qualcun altro e quell'insegnante subentrante non ha partecipato a tutto quel percorso. Non possiamo trovarci senza assistenti specialistici alla comunicazione. Non possiamo trovarci con gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione che sono gli interpreti di bisogni e aspirazioni di questi ragazzi che non sono né tutti formati adeguatamente né tutti hanno gli stessi diritti. Cioè, dobbiamo superare un attimo tutte queste problematiche. L'anno scorso, dopo la pandemia, c'erano noti questi problemi. Noi ci siamo ritrovati ad ottobre, novembre, senza una copertura adeguata. A settembre, noi il 1º settembre dobbiamo avere gli insegnanti di sostegno in classe. Cioè, questi bambini non possono Bene, essere abbandonati a loro stessi. bene. È stata chiarissima e la problematica è di estrema attualità. Ancora oggi abbiamo un TFA a sostegno, il sesto ciclo, che comunque andrà a coprire pochissimi posti rispetto alle esigenze di docenti da specializzare. E purtroppo anche le immissioni ruolo, anche se alcune decine di migliaia sono state autorizzate dal MEF, se ne avremo solo una piccola parte proprio per questo problema delle graduatorie e della mancanza di docenti specializzati, purtroppo quindi anche quest'anno questo scenario che lei ha appena illustrato, di cui poi i ragazzi sono vittime e sono quelli che pagano in prima persona. Probabilmente, ripeto, purtroppo saremo costretti a riviverlo. Ecco, noi giriamo la sua testimonianza, la ringraziamo per averci dato e per aver indicato quelle che sono i consigli e le esperienze di una famiglia che è alle prese
con questo genere di esperienza e che appunto noi ribadiamo va affrontata con maggiore consapevolezza e maggiore competenza da parte della scuola. Grazie a tutti, grazie signora Grazie, Tarquini. io aggiungerei anche con maggiore coscienza dell'importanza del mondo della scuola, perché la scuola è il domani e questo dobbiamo sempre ricordarlo, è fatto di uomini e donne, di ragazzi, ma è anche il nostro domani. Se non proiettiamo sulla scuola ogni nostra aspettativa per il domani non avremo una società migliore. Grazie ancora, ringraziamo a Grazie. chi ci ha seguito sui canali della tecnica della scuola. Grazie.